Buongiorno a tutti, io sono Gianni Savio, sono il CEO di Planet Holding e innanzitutto ringrazio Remind e il presidente Paolo Crisafi per l'opportunità di poter rilasciare questo messaggio all'evento Futuro Italia. Il settore del real estate sta attraversando numerose sfide legate all'innovazione, dalla trasformazione digitale alla decarbonizzazione, all'integrazione di soluzioni tecnologiche, fino alle tematiche legate agli ESG, soprattutto quello che riguarda anche la parte S, legata all'inclusione sociale. Sono sfide che richiedono competenze multidisciplinari e per questo motivo Planet Smart City, che ha come obiettivo quello di costruire grandi complessi residenziali destinati a case affordable, quindi destinati a famiglie di medio e basso reddito in paesi in via di sviluppo, ha creato a Torino il suo Competence Center, qui dove stiamo registrando questo messaggio. È un Competence Center dove lavorano più di 300 persone con appunto competenze multidisciplinari però interconnesse tra di loro. Ci sono ovviamente architetti, ingegneri, ma ci sono esperti di IoT, esperti di trasformazione digitale, ci sono antropologi, sociologi. È particolare sentire queste competenze e lavorare su progetti di real estate, ma soprattutto noi crediamo, e lo abbiamo già dimostrato, di poter creare valore sui progetti di grandi dimensioni di rigenerazione urbana anche in Italia. Planet è advisor per la parte di integrazione tecnologica, digitale e in maniera più ampia di integrazione di soluzioni smart all'interno di grandi progetti immobiliari, di alcuni tra i progetti più innovativi che sono stati sviluppati o che sono in corso di sviluppo. Dimostrare che si possono costruire edifici e case più sostenibili, più tecnologiche, più efficienti. Per fare un esempio concreto, in un progetto di Milano da 615 appartamenti, dove abbiamo integrato più di 40 soluzioni smart, una in particolare ha previsto l'integrazione di contatori intelligenti per la misurazione dei consumi di energia elettrica, acqua e teleriscaldamento, e con l'app sviluppata da Planet le famiglie possono vedere in tempo reale quanto stanno consumando, appunto, come metri cubi d'acqua o kilowattora del consumo energetico, ma direttamente espressi in euro, e quindi vedere in tempo reale quali sono i costi e anche ottimizzarne i consumi. Ma noi aiutiamo gli sviluppatori immobiliari a integrare molte altre soluzioni tecnologiche, dalle serrature elettroniche alle isole di ricarica delle auto elettriche, all'illuminazione intelligente e molto altro ancora. Ovviamente la sfida nell'integrare tutte queste soluzioni richiede molte competenze, molte persone che lavorino insieme tra di loro, ma che abbiano delle expertise verticali. Per questo motivo, come gruppo, noi siamo cresciuti negli ultimi anni lanciando numerosi progetti nel mondo, soprattutto in Brasile e in India, che sono i nostri mercati di riferimento nello sviluppo immobiliare, ma allo stesso tempo siamo cresciuti a livello di competenze e di numero di persone che lavorano nel nostro Competence Center di Torino per avere la capacità di affrontare queste sfide. Tra poco lanceremo una holding italiana, Planet DNA, Planet Digital e Advisory, una holding che racchiude al suo interno diverse società che offrono sul mercato servizi verticali, ma che insieme tra di loro sono in grado di offrire una integrazione di questi servizi per gli sviluppatori immobiliari. Siamo quindi molto contenti di partecipare a questo evento, portare il nostro contributo. Siamo convinti che eventi di questo tipo sensibilizzino sui temi dell'innovazione legati al real estate e spingano il real estate a migliorarsi, a trovare nuovi percorsi di innovazione, ma soprattutto a mostrare che attraverso questi percorsi di innovazione si possono realizzare progetti più sostenibili, più economici, più inclusivi. Grazie.